vista. Sì, ieri proprio da cancellare dalla memoria. Poi loro, addirittura, questa per loro è la quinta finale, avevano ottenuto la terza posizione lo scorso anno, quindi davvero oggi deve essere stata dura anche scendere per primi, per una coppia del loro talento e del loro valore. Sicuramente sì, qui molto brava Tamara Moschina a rimotivarli, a riuscire veramente a trovare il modo di rimandarli in pista con grinta. E ora andiamoci a seguire questa mix di musica dei Queen per Christine Moldtowers e Diane Moskowitz. Buon triplo twist. Triplo toloop. Sequenza. Secondo triplo toloop. Bene. Problemi per lui sul triplo salto, l'arrivo. Che problema anche sull'arrivo dei due lanciati, una mano giù sul salto, un arrivo due piedi sul lead, loop. Thank you.
Christine Moore Towers e Daria Moscovic hanno guadagnato l'accesso qui alla finale di Sochi grazie alla quarta posizione alla Cup of China a Shanghai e poi al secondo posto all'NHK Trophy a Sendai, prefettura di Miyagi. Per questa coppia canadese questa è la seconda finale della carriera, avevano già partecipato a quella della stagione 2010-2011 chiudendo poi in sesta posizione. Franca, le tue impressioni sulla gara di oggi? Direi che hanno fatto sicuramente meglio rispetto al libero dell'NHK, meno errori, anche se non ancora pulito completamente. È un libero però potenzialmente valido, sicuramente valido. I sollevamenti sono il loro pezzo forte, senz'altro. Lui è molto forte, lei è piccolina, la maneggia bene, la tira su bene, hanno delle posizioni, dei cambi di posizioni originali e molto rapidi, molto veloci, per cui sono d'effetto. Il triplo twist iniziale era buono, nulla da dire. Qui c'è la sequenza con i due tripli toe-loop. Il primo è andato bene, il secondo pure, lei ha fatto molta fatica a uscire. Qui invece un problema di lui sull'arrivo, ha dovuto mettere giù tutte e due le mani. Però è stato bravo perché comunque non è caduto e comunque ha completato tutto il suo, le sue tre rotazioni per il triplo Salkov. È un libero ambizioso anche questo, è un libero che ha un contenuto tecnico molto elevato, per cui ovviamente c'è tanto rischio, c'è tanta possibilità di errore, mano a mano nella stagione vedo che lo stanno assimilando sempre più e mi sembra che stiano arrivando a completarlo sempre più in maniera pulita. E poi qui c'è la sfida nella sfida anche con i loro compagni canadesi, perché Christine Moore Towers e Daria Moscovic ai campionati nazionali del 2012 hanno ottenuto la quarta posizione, mentre poi si andranno proprio a confrontare con i campioni in carica Mega Duhamel e Eric Radford. Poi ricordiamo, quest'anno il Canada ha i mondiali in casa. Sì, e tra l'altro loro l'anno scorso non sono riusciti a essere la seconda coppia ai mondiali perché proprio al campionato canadese hanno fatto un disastro, hanno pattinato malissimo, tanto da arrivare quarti e quindi non sono passati. Però quest'anno hanno buone chance, direi, perché le due coppie più forti canadesi mi sembra che siano proprio queste due che vediamo qui rappresentate. Insomma, Lawrence Wiggers non hanno mai raggiunto, non si sono mai neanche avvicinati a questi punteggi, quindi credo che sicuramente non dovrebbero impensierire. Allora abbiamo visto 119,50 per il loro free, che è inferiore al punteggio del free di Kavaguti Smirnov, ma grazie al punteggio che avevano già la 60,95 nello short program hanno un overall di 180,45, quindi vanno davanti alla coppia Kavaguti Smirnov, seppure il loro libero, anche se di poco, comunque quella della coppia russa era migliore di quella dei canadesi. Allora adesso andiamo proprio a vivere questa sfida.